buongiorno a tutti e ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato alla Fondazione MACH. Le immagini che avete visto si riferiscono ad un progetto di realizzazione di aiuole nell'abitato di San Michele all'Adige, a pochi passi dal campus della Fondazione. Queste aiuole sono state realizzate dagli studenti del corso per Tecnico Superiore del Verde su incarico dell'amministrazione comunale. Andiamo a vedere. Questi ragazzi che noi vediamo all'opera sono ragazzi del corso Tecnico Superiore del Verde, un corso di alta formazione di 2 anni che ormai da parecchio tempo la Fondazione MACH sta attivando. Quest'anno abbiamo colto l'occasione di una disponibilità del Comune per riqualificare delle aree verdi nell'ambito appunto del territorio comunale. I ragazzi hanno, sotto la guida di un esperto, il dottor Gianfranco Nicolini, hanno analizzato le situazioni ambientali, prodotto un'idea progettuale, l'hanno presentata alla sindaco, hanno poi elaborato un progetto e infine hanno realizzato concretamente l'abbellimento di queste aree che presentavano problemi di non adeguatezza. Questa è stata un'esperienza concreta molto interessante perché ha consentito ai ragazzi, agli studenti di questo corso di alta formazione, di mettere in gioco le conoscenze, ma soprattutto le competenze, anche le competenze operative, perché saper fare degli elaborati progettuali, sapersi rapportare con la committenza, saper eseguire concretamente i lavori sono competenze interessanti. Chiaramente è stata una delle tante esperienze perché sono stati fatti lavori all'interno della Fondazione MACH, sono stati fatti lavori durante le esperienze di tirocinio praticantato, si è collaborato a Trento Fiori in Centro, al Comune di Trento, a Orti in Parco e così via. Le esperienze sono tante. A gennaio parte una nuova edizione del corso per tecnico superiore del Verde. Le iscrizioni sono aperte e scadono il 22 di ottobre. Spieghiamo bene a chi si rivolge. Certo, si rivolge a giovani diplomati, a dire la verità non necessariamente giovanissimi perché ci sono anche iscritti diplomati da parecchi anni, da scuole ad indirizzo agrario e siamo aperti anche a liceali, anche a geometri, a qualsiasi tipo di diploma. L'importante è che ci sia la passione per il verde. Il corso ha durata biennale ed è un corso appunto di alta formazione che è parificato ai corsi ITS, istruzione tecnica superiore, che vengono fatti a livello nazionale. Ed ora entriamo nel vivo di questa attività, diamo la parola ai protagonisti, gli studenti. Il progetto che abbiamo realizzato nasce con l'idea di riprendere il territorio trentino. Noi abbiamo deciso di realizzare al centro, diciamo, di questo aiuola semigiardino, piccolo vigneto autoctono con varietà francesi resistenti alle malattie. Questo appunto per riprendere quello che è un po' il luogo dove siamo e dove ci troviamo anche per l'Istituto Agrario. Altre informazioni le potete trovare sul nostro sito fmach.it e ora spazio alle nostre consuete rubriche. Oggi parliamo di spumante Trento DOC e di origine perché c'è un progetto molto interessante condotto dalla Fondazione MACH che ha consentito di creare una carta d'identità dello spumante che ne certifica la sua origine. Di questo ne parliamo con Federica Camin del Centro Ricerca Innovazione. Innanzitutto spieghiamo che cosa vuol dire tracciare un vino. Tracciare un vino in laboratorio significa applicare delle analisi specialistiche, quale l'analisi isotopica, che permettono di determinare dei parametri che memorizzano le caratteristiche climatiche, geografiche e pedologiche, ovvero della composizione del suolo, all'interno del vino. Quindi, analizzando un vino, io riesco a tracciare l'origine delle uve utilizzate. Possiamo dire quindi che il Trento DOC è uno dei pochi vini che ha una caratterizzazione così specifica, che quindi traccia perfettamente il vino dal terreno alla bottiglia. Esattamente. Nel Trento DOC noi abbiamo individuato gli intervalli di variabilità tipici di questo prodotto che sono proprio caratteristici del nostro territorio, quindi dipendono dall'ambiente in cui le uve sono maturate. Ora diamo la parola al nostro esperto Mario Tonon che ci descrive il Trento DOC, in particolare lo spumante prodotto qui nell'azienda agricola della Fondazione MACH. Trento DOC a San Michele, anni 60 facevamo il San Michele, con l'innalzamento delle temperature negli anni 80 abbiamo cominciato a piantare Maso Toin, che è un maso che abbiamo a 700 metri di altitudine e da lì abbiamo intitolato la riserva del fondatore appunto a MACH.
primo direttore di San Michele. Bollicina fantastica, colore giallo paglierino carico, per l'as fino e persistente considerando i 40 mesi di presa di spuma che ha avuto questo spumante. Frutto floreale con dei sentori anche vanigliati, ne caratterizzano il profumo. Sapore molto sapido, quindi fa salivare, ottimo aperitivo. Mineralità in bocca, molto lungo, molto interessante, intrigante. Prodotto che viene determinato per essere abbinato a una bella cena, magari in due. Questa bottiglia, il Trento Doc, è l'unica bottiglia che può andare bene sia per la carne sia per il pesce e magari un aperitivo che dà piacere e gioia al consumatore. Grazie a questo progetto nei laboratori di San Michele avete svelato 200 composti che caratterizzano il Trento Doc. Esattamente, abbiamo applicato anche in questo caso delle strumentazioni innovative di spettrometria di massa, abbiamo identificato 2000 composti della porzione volatile e di questi 200 campioni sono proprio tipici del Trento Doc, in particolare i terpeni vengono proprio sviluppati nell'uva, soprattutto in ambienti caratterizzati da un particolare microclima più freddo. Questo va ad avvalorare la denominazione del nostro Trento Doc come spumante di montagna. Arriviamo alla domanda più importante: qual è l'utilità di questa ricerca? Ma l'utilità risiede nel fatto che se tu riesci a determinare in maniera oggettiva il legame che ha il prodotto vino con il territorio, hai uno strumento che permette di dare promozione, di promuovere il prodotto, ma anche uno strumento che può essere utilizzato per verificare l'autenticità del vino stesso a garanzia del consumatore. Cin cin con la scienza si conclude qui, con Federica Camin e Mario Tonon vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento con la Fondazione MAC torna la prossima settimana, arrivederci.